Abbiamo bisogno di una misura shock per evitare la fuga dei giovani dal mezzogiorno per bloccare il flusso di emigrazione che è ripreso da sud a nord e verso l'Europa. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a margine della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro a Napoli, a Città della Scienza. La regione Campania ha lanciato un piano per il lavoro di 300.000 giovani al sud da immettere nella pubblica amministrazione, magari scaglionando gli stipendi nell'arco di 3 anni. Offrendo una prospettiva di lavoro e quindi di vita. Non abbiamo altre grandi soluzioni. I programmi di formazione professionale servono a questo. Oggi abbiamo questo paradosso. Abbiamo una domanda di lavoro da parte delle aziende per migliaia e migliaia di posti di lavoro, ma non abbiamo le figure professionali che vengono richieste. Quella di Napoli è la prima tappa di un tour che toccherà tutte le province della Campania. Ad aprire i lavori l'assessore regionale alla formazione Armida Filippelli. Vogliamo dare tutti gli strumenti più innovativi perché la regione riparta, perché sappia cogliere bene al meglio la transizione green, la transizione digitale, tutto quello che serve ad avviare lo sviluppo, uno sviluppo che ovviamente noi vogliamo sostenibile, ma per sostenere le competenze dei lavoratori. L'intento della manifestazione, giunta alla quarta edizione, è creare e consolidare un legame ancora più forte a livello regionale tra i principali stakeholder istituzionali e del mondo della formazione e del lavoro, ma soprattutto coinvolgere il maggior numero di studenti a rischio dispersione, laureandi e laureati. Giovanni D'Avenia, presidente Centro Studi SuperSud. La mission della borsa è la formazione e il lavoro. Il lavoro è l'essenza della dignità di una persona umana perché è collegato a un progetto di vita, ma occorre una formazione continua. Il rapporto ANPAL Unioncamere ci spinge a dire a formare nuove competenze. Il tema della competenza, della coesione sociale e del capitale umano è un tema essenziale